Ciao Cubers, eccoci ad una velocissima recensione. Questo cubo mi è stato gentilmente inviato da CubeZZ o CubeZZ, non so come si chiami. E si tratta dello ShenXiu Mister M, che è un cubo magnetico per principianti. Allora, questa è la scatoletta, ve l'ho messo dentro giusto per mostrarvi il packaging, ma il cubo l'ho già provato. E allora, vi dico quello che penso molto rapidamente perché non c'è tanto da dire. Credo che se già praticate speed cubing in un certo modo, questo cubo non sia adatto a voi. Io credo che il pubblico adatto a questo cubo siano i principianti assoluti, cioè quelli che si avvicinano al cubo di Rubik per la primissima volta. Allora, quando approcciate il 3x3, non avete bisogno di un cubo che ruoti in questo modo, ok? Perché queste rotazioni un principiante non le fa. La U non la fa così, ma la fa così. Così come la R la fa così e così via. Questo è il maneggio di uno che prova il cubo per la prima volta. Quindi questo cubo, essendo magnetico ed avendo soprattutto magneti forti, non so se sentite anche il click, ha dei magneti assolutamente fortini per essere un magnetico di fabbrica. Guardate qua, scatta proprio da solo. E ha un buon controllo, e se guardate come lo maneggio, comunque gira abbastanza bene, molto molto fluido, smooth. La superficie dei colori stickerless, non so se sia apprezzabile, forse così sì, è il tipo frosted, cioè leggermente ruvido, che ammetto non mi fa proprio impazzire, però è carina. La plastica è molto buona, gli interni sono primary. Che dire, insomma, gira bene, non è un cubo assolutamente neanche per un principiante speed cuber, cioè se anche un cuber è un principiante che impiega un minuto e mezzo per risolvere il cubo, questo cubo non è adatto a lui. Vi mostro il taglio molto rapidamente. Taglia 45 regolarmente, questo non l'ho neanche regolato, ci ho messo due gocce di lube e niente di più. Gira molto bene, si stoppa abbastanza bene in posizione. Proprio clicca in posizione, ha un corner twist, l'ho sentito mentre facevo la sexy. Allora, sì, ovviamente non ha un sistema anti-corner twist, ma è un problema che ai principianti non si pone proprio perché appunto non girano in questo modo. Questo cubo è orientato allo slow turning di questo genere qua, e per un principiante credo che abbia l'aspetto ottimo dei magneti molto forti, perché va sempre a cliccare in posizione, quindi rimane in posizione perfettamente quadrata, cioè cubica. È un principiante, credo che ne abbia giovamento. Sicuramente a suo tempo, se avesse avuto un cubo meno ballerino come questo, per poterlo girare in questo modo, avrei avuto una qualità di cubing, un piacere nel cubing molto più alto. Invece al periodo i cubi erano decisamente molto più scadenti di questo. Quindi nient'altro da dire, vi mostro al volo T-Perm, magari una J. Una J-Perm, ve lo farò vedere, ma mi sono perso. Eccola qua, J-Perm, una H. Ecco, qui ho lock-upato, ma sono andato anche un po' troppo veloce per questo cubo. Riproviamola. Ecco, fatta a velocità modesta. Insomma, è un cubo con i suoi difetti dal punto di vista dello skill. Se voi ci fate delle solve reali, secondo me non è dato neanche come cubo da battaglia per portarselo dietro, così che se dovesse rompersi non succede nulla, però non è proprio adatto a farci speed, lo cappereste tantissimo. Mentre se siete un principiante alle primissime armi, questo è ottimo per iniziare. È un bel cubetto, costa pochissimo, ha dei magneti forti che permettono al cubo di fermarsi sempre in linea, e quindi lo consiglio a chi approccia per la prima volta a un cubo di Rubik. Cioè, non avete un cubo di Rubik per iniziare a fare speed? Benissimo, questo può essere un cubo che fa per voi. Non ho altro da dire e ci vediamo al prossimo video. Ciao!